Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Faccio un breve riepilogo per chi non mi conoscesse e per chi insomma non ha mai visto dei miei precedenti video. Io allevavo una voliera esterna, anzi due voliere esterne, di cui una molto, molto grande, in cui praticamente tenevo di tutto e di più, insomma, quindi una voliera mista con specie miste, allevavo all'interno cardellini, diamantini, diamanti di gold, canarini, carbotaco messicano, cocorite, padda, cardinalini del Venezuela. Chi più ne ha più ne metta. Insomma, se guardate i video precedenti, ecco, potete scoprire tutte le specie che allevavo in voliera. E purtroppo sono stato costretto a smettere quel tipo di allevamento ed ora insomma ho riallestito qualcosa qui nella nuova abitazione e ho cambiato completamente genere, dedicandomi per il momento solamente agli esotici e in particolare vorrei approfondire un po' di più la riproduzione dei diamanti di gold, ma ho messo anche qualche altra coppia di altri soggetti, comunque sempre esotici. Passeri del Giappone per fare in modo da avere delle balie che possano aiutare i diamanti di gold, ma anche di coda lunga e il gola tagliata, mentre ovviamente il diamante mandarino farà tutto da solo. Una specie insomma molto molto rustica e che si riproduce molto molto facilmente. E quindi insomma voglio approfondire, ecco, queste specie, anche perché lo spazio non è moltissimo a mia disposizione. E quindi nei miei prossimi video ovviamente tutto sarà concentrato su queste specie qui, quindi sull'alimentazione, sulla riproduzione, sulle future cove. Adesso ho comunque diviso i maschi dalle femmine e lo saranno insomma per tutta la stagione primaverile e quella estiva. Le coppie le farò poi a settembre, in cui metterò anche i nidi. E quindi parlerò insomma di tutte queste dinamiche, ecco, dicevo, dell'alimentazione, la riproduzione, il mantenimento, ma anche insomma come si faranno poi alcune cose agli uccelli, tipo dal tagliare le unghie o a mettere gli anelli ai piccoli nati, insomma. Farò vari video nel tempo in cui vedremo tutte queste cose. In più vi preannuncio una cosa bella, importante per me, perché dopo aver visitato l'allevamento di Mauro Canale e avervi fatto vedere il suo meraviglioso allevamento, proseguirò questo mio tour innanzitutto in un altro allevamento a breve, molto bello, in cui terrò un'intervista che sono sicuro sarà molto, molto bella con quest'allevatore, e intendo proseguire insomma questo progetto e portarlo avanti facendo visita a, ecco, parecchi, parecchi allevamenti e parecchi allevatori che hanno una grande passione, intervistarli e scoprire insieme tutti i segreti insomma di questa meravigliosa passione. Quindi continuate a seguire il canale, a rimanere aggiornati sui prossimi video. E io vi ringrazio ovviamente sempre per il numero crescente delle visualizzazioni degli iscritti. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!